Bentornati ragazzuoli, parte, non mi ricordo già più il numero, no, ecco, è la quarta parte di Kirby Super Star Ultra, auguri dalla Via Lattea. Andiamo con l'ultimo pianeta, Luneterna. Ah, l'URSS, Luneterna ha solo due essenze di copia, come si può vedere, quindi andiamo. Cerchiamo di recuperarne, cacchio. Allora, dunque, bene, ci schiantiamo subito un amico, vai con Plasma. Perché così possiamo affrontare più alla svelta chi ci spara davanti. Forse però in queste condizioni non è certo la migliore. Vai con la spada. Yeah. Allora, trituriamo, affettiamo. Oh, guardate, lì c'è una stella warp. Sì, si può camminare controcorrente. Vai, perfetto. Ma no, le correnti di vento sono una cosa in Kirby Superstar Ultra. Il maggiore espediente per ostacolarti. Ok, sorpassiamo con molta facilità il resto del livello, meno male. E si va. Allora, le due essenze di copia da recuperare sono ninja e specchio, mi sembra. Quindi andiamo. Con i carretti ancora. Luneterna, tutto un pianeta sulle stelle stellare. Cioè, avevano tutti un tema diverso. Floria, la Terra. Il classico prato da mondo 1. Poi, Aquar era un pianeta acquatico con l'acqua. Vulcanio, sul fuoco. Zephyr, sull'aria. Cavernus nelle grotte, nelle caverne. E qui... ah, ecco, ce l'ho fatta. Merda! Zephyr nell'aria, dicevo, mentre... chiamiamo un aiutante, dai. Ecco. Cavernus nelle caverne, si sto ripetendo gli ultimi... Meccania, ecco, un pianeta sulle macchine, tutto meccanico. Mentre... questo invece è tutto su... tutto sulla luna e le stelle, lo spazio ha come tema. Andiamo. Allora, esploriamo bene. No, vabbè, ecco, potevo prendere sto carrello per distruggere cosa. Comunque, ragazzi, ho già deciso cosa prendermi per Natale. Sì, l'ho già deciso, ovvero Hyper Dimension Neptunia, uno dei giochi che viene considerato uno dei peggiori RPG al mondo, ma io l'ho visto, non deve essere tanto male, voglio dire. Narra in modo a parodia la guerra commerciale tra Xbox, PlayStation 3 e Nintendo Wii, sì, perché è un gioco del 2010, insomma. Poi ho visto anche un RPG in stile anime, bellissimo, bellissimo, non vedo l'ora. Allora, non prendete la stella warp perché qui vi fa saltare una zona segreta, mi pare. No, nessuna zona segreta, dai, con la stella warp, allora. Comunque, Hyper Dimension Neptune, e ci farò anche il let's play se riesco a finirlo senza difficoltà e se non è troppo lungo. Oddio, no, lungo è lungo quel gioco, ho visto, però... beh, voglio comunque farci let's play perché stiamo scarseggiando con le idee, è un periodo, ve lo sto dicendo e ridicendo. Ah, mini boss pure, eh? Allora metti... no, si era bloccato in pugno, aspettate. Perché ora non la posso cambiare? Ma ogni momento è buono per non cambiarla! Ma che cacchio! Comunque... merda, pure il Nintendo che sta scaricando c'è, ma quante me ne volete dare però? Scusate, è veramente... ah, Hyper Dimension Neptunia, mamma mia, quanto lo aspetto con ansia, lo aspetto con ansia Hyper Dimension Neptunia, perché è stupendo. Allora, qui andiamo, dovrebbe esserci da qualche parte l'abilità ninja, che è l'ultima che dobbiamo recuperare, nonché una delle abilità di copia più rare dei giochi di Kirby che ci possano essere. Ecco, qui c'è un blocco, ma serve per forza il raggio di plasma, cioè l'attacco a livello... 3 o 2, no, ecco, andava bene anche la scintilla, vai. Eccola qui, ninja, perfetto. Ultima abilità di copia presa. Vai. E andiamo. Allora, poi che altro dovevo dire? Ah, sì, ragazzi, notizia tristissima. Spyro Regnite Trilogy uscita rinviata al 13 novembre. Oggi è solo il secondo giorno, ora che registro video, da quando l'ho annunciato. Però, da quando ho annunciato il ritardo, quindi quando caricherò il video sarà un po' più tardi, ma ragazzi, anche io vi giuro l'ho scoperto non appena ho potuto. Allora, qui abbiamo una battaglia a turni, appare un mago, Kirby e Somic attaccano, il mago... non schiatta per un microsecondo. Attacca. Mago specchio subisce danni, chi se ne frega, non sono mica io. Comunque, questa uscita, diciamo, ritardata a me mi sta... mi ha davvero... cioè, messo giù, se non altro settembre mi piaceva perché, voglio dire, era il mese in cui usciva Spyro, settembre io come mese l'ho sempre odiato, invece no, l'hanno rinviato a ottobre
13 ottobre, sì, va bene, che però è che cazzo davvero, ragazzi. Cioè, devo aspettare ancora di più. Activision dice che sarà perché devono mettere più cura e amore. L'attesa varrà il gioco, lo spero proprio, perché non solo ci tocca scaricare i 2/3 del gioco, ora ci fanno pure aspettare altri 2 mesi. Spero solo che non si ripeta ora il casino di Final Fantasy... di Final Fantasy VII Remake, che l'avevano annunciato nel 2015, siamo al 2018, non hanno ancora cominciato, fate un po' voi. Dai, 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 tanto col martello si fa in... subito. Il drago sbatte le ali giganti, sì, tanto... ali giganti mi sembrano tanto grandi, eh. Vabbè, dai. Subisce danni, mago specchio... cazzo se ne frega, vai, guarda che bella martellatona! Il dragone attacca, sì, vabbè, scusate, non riesco a concentrarmi perché ho lucina rossa del DS, fastidiosissima, davvero. Che puttana. Madonna, però, il DS si scarica subito, mi ricordo il primo Nintendo DS, aveva una batteria quasi infinita, qui basta mezza giornata e si scarica subito. Ok, qui il messaggio sono tutti punti, esperienza ottenuti, no? Anche se non ha qualcosa, la tua gentilezza aumenta di 5, la tua sincerità aumenta di 5... la tua morbidezza aumenta di 1, la tua simpatia aumenta di 1, e basta! Ma non lo vedi che devo fare in fretta perché c'ho sto cazzo di Nintendo che vabbè, lasciamo stare proprio, guarda. Quando devi andare di fretta al gioco gli piace tirarla per le lunghe. Va bene, siamo a 6 minuti. Cazzo, cazzo, cazzarola. Vabbè ragazzi, sì, ora... facciamolo adesso, dai, sì. Sperando non si scarichi. Ok, Kirby ha raccolto il potere degli astri vicini ed evoca la cometa Nova per esprimere un desiderio. Eccola che appare. Aspettate, qui ci sono anche i dialoghi. Salve. Esaudirò un tuo desiderio. Guardate! Beh, voglio dominare Planet Pop, Mark. Ok, 3, 2, 1. Fatto. Mark, ce l'ho fatta! Tutto è andato secondo i piani! Ho spinto il sole e la luna a litigare. Ti ho costretto a venire fin qui. Tutto secondo i miei piani! E così Mark rivela la sua vera natura e i suoi veri scopi. Ora Planet Pop è mio! Tutto mio! Adesso tutti tremeranno di fronte a me. Addio! E Kirby intanto si ritrova sperduto nello spazio. Ma gli astri del potere vicino si uniscono in una cosa sola e gli danno un'astronave! Con questa adesso Kirby dovrà andare a fermare il folle piano di Mark. Attenzione, guardate un po'! Sole e Luna stanno ancora litigando e sembrano non accorgersi proprio della Nova che sta arrivando. Ma inaspettatamente smettono di litigare e si uniscono per fermare Nova Galattica. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!